Ella, buongiorno. Mizzica, sposto in alto il telefono perché sennò c'ho l'occhio appallinato. Oggi si va a nuotare, ragazzi. Workout mattutino, nuoto oggi. Oh, che fresco. Un saluto al Serafini che sta attendendo la foto della mia alba. Scambio di albe. Voglio spendere due parole questa mattina su un argomento interessante che io davo per scontato, ma che mi sono accorto non essere scontato. Stavo parlando con una persona l'altro giorno. Relativamente al condizionare la propria mente. E tutto il discorso che stavamo sviluppando verteva sul creare, buongiorno, salve, Buongiorno. verteva sul creare nuove abitudini. Quindi come fare per creare delle nuove abitudini virtuose, diciamo. E la difficoltà era chiaramente mantenere fede al proprio proposito, perché sappiamo benissimo che tutti partono in quarta con bene, da domani dieta, allora togliamo i grassi, togliamo i carboidrati, togliamo gli alcolici, togliamo lo zucchero, togliamo tutto, duri una settimana se ti va bene, dopodiché il tuo cervello ti prende a cazzotti. E ti dice: ma che cacchio stai facendo, vecchio? Non ce la farai mai. Ma per un semplice motivo, che non puoi eliminare qualcosa se non lo compensi con qualcos'altro. Cioè, il cervello è come fosse un insieme pieno e non puoi toglierci cose, puoi eventualmente sostituirle, ma toglierle proprio no. Lo stesso discorso, le abitudini alimentari, si chiamano abitudini alimentari perché sei abituato a mangiare schifezze o a mangiare in un certo modo. Non puoi completamente fare un salto da qui a 10 metri da fermo, è impossibile. Cioè, è a step progressivi. È a step progressivi e sostituendo l'abitudine di prima con un'abitudine poi. E per farlo hai bisogno delle ripetizioni. Ripetere e ripetere e ripetere, reiterare un'azione, reiterare un comportamento, molte volte reiterare un comportamento si rivela anche più facile se si è supportati da qualcuno e quindi magari sai, la condivisione. La pressione sociale è un elemento molto utile e molto forte che ti può aiutare, perché se io dico pubblicamente che farò una cosa, poi c'ho una sorta di pressione psicologica mia interna a cercare di farlo e rispettare quello che ho detto e che ho promesso di fare. Ma questo perché siamo fatti così. C'è chi lo sente di più, chi lo sente di meno, però se dico io mi alzo ogni mattina alle 5 e mezza, dal lunedì al venerdì, all'inizio era difficile, adesso non dico che è facile, però è fattibile, decisamente fattibile, si può fare senza problemi. Quindi reiterare l'azione. Alle volte può essere molto pesante all'inizio, ma molto, molto, molto. E a tal riguardo, l'unica cosa che posso dirti è raccontarti una storia, anche se rischio che sia molto lunga. Wow, qui c'è già gente che si è fatta la passeggiata e adesso purtroppo sta mettendo in atto un'abitudine che è assolutamente controproducente con tutto quello che ha fatto fino adesso, cioè fumare. Ti fai una bella passeggiata la mattina, un po' di attività fisica, magari pure una bellissima corsetta, e poi che cosa fai?
Vanifichi tutto con una bella sigaretta rilassante, quando i tuoi begli alveoli polmonari sono pronti a ricevere l'ossigeno. Wow, saggissimo! E così ti stronchi il respiro praticamente. Vabbè, ognuno è libero di ammazzarsi come vuole. Siamo arrivati in spiaggia. Eccoci qua. Dov'è Serafinic? Dove sei? Oggi nessuno in spiaggia. Ieri sera ha piovuto, come si vede ancora è bagnato, e quindi nessuno si fa il bagnetto oggi perché l'acqua è fredda. Ma noi non temiamo l'acqua fredda perché siamo allenatissimi. Giusto? Comunque, per tornare al discorso di prima, finire il discorso di prima, è una questione di ripetizione per inserire un'abitudine e un comportamento nuovo. È solo una questione di ripetizione. Il vero trick, il super truccone mentale che ho provato sulla mia pelle perché l'avevo letto in qualche libro di neuroscienze e poi sicuramente in qualche articolo anche, è un piccolo dettaglio che alle volte sfugge, ma che è fondamentale se vuoi cambiare un'abitudine, e che è esattamente questo. Il cervello in realtà non tiene in considerazione il fattore tempo, cioè più o meno se ne frega del fatto se tu hai fatto questa cosa per 1 minuto, 10 minuti o 40 minuti. A lui non importa se l'hai fatto per 40 minuti, a lui importa che tu l'abbia fatto. Cioè, fatto è fatto, sì, boh, a post. A post. Questo è il mega truccone, il super segreto, se vogliamo. Sapere che l'hai fatto, aver fatto le ripetizioni ogni giorno è uno dei migliori consigli che io ti possa dare, assolutamente, in vita mia. Il consiglio migliore in assoluto. Cioè, guarda cosa non va bene, decidi che cosa sarebbe funzionale e utile per migliorare la tua vita e poi fallo. Non importa per quanto. Era il 2017, adesso ti racconto questa e poi mi faccio il bagno perché qui c'è il mare che mi aspetta e stamattina è davvero una tavola, ma una tavola de brutto. E era il 2017 e mi è venuta in mente una cosa. Adesso ti finisco di raccontare la storia del 2017, ma domani mattina o dopodomani mi sa che faccio una bella diretta con Mr. Serafini, che adesso interpellerò, e parleremo di alzarsi alle 5 e mezza. Che cosa vuol dire? Come fare? Sì, ok, ci sta. Dicevo, era il 2017 e era un periodo in cui mi stavo alzando la mattina un po' spompato, un po' svogliato. Andavo a dormire neanche particolarmente tardi, ma andavo a dormire e mi alzavo con questo fastidiosissimo senso di stanchezza. Non so se ti è mai capitato, in cui dici, va, piuttosto di alzarmi dal letto, cioè, toglietemi un braccio, perché proprio non c'è verso, non c'ho voglia di alzarmi. E dopo un giorno che capitava questa cosa, 2 giorni che capitava questa cosa, al terzo giorno mi alzo
svogliatissimo, ma soprattutto mi alzo tardi, e tardi vuol dire che erano tipo 8:30 circa. Ma alzarsi alle 8:30 significa che ti alzi alle 8:30, prepari la colazione, prepari la borsa, rifai il letto, ti fai la doccia, ti vesti, ti devi stirare la camicia e tutto il resto. Il problema è che poi si fanno come minimo le 9, come minimo, se non le 9:30, se non addirittura magari se capiti dentro Facebook, Instagram o cose del genere, si fanno pure le 10, perché poi è un attimo che guardo un secondo Facebook e si fanno le 10. Ciao Anna. Quindi un delirio. Allora cosa succede? Che il terzo giorno che esco praticamente di casa alle 10 per andare dai clienti, per lavorare, stavo lavorando nelle telecomunicazioni in quegli anni, cioè ho detto no, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. No, no good, no good questa cosa. E quindi ho detto, ok, dobbiamo cambiarla, perché se vado avanti così qui non combino un cavolo, non combino proprio un cavolo di niente. E ho detto, bene, allora cos'è che possiamo cominciare a fare? Perché io dovrei cominciare a svegliarmi un po' prima, però devi avere anche un motivo per svegliarti prima. Attenzione, devi avere anche un motivo per svegliarti prima. Lo ripeto, devi avere anche un buon motivo per svegliarti prima, se no non ti svegli prima. Il mio caffettone. Quindi ho detto perfetto. Mi piacerebbe da tanto tempo, da tanti anni, avere una bellissima abitudine, che sarebbe quella di fare yoga ogni giorno. Perché non farlo alla mattina? Facciamo yoga ogni mattina, anche 15 minuti. Why not? È che non c'hai il tempo se ti alzi alle 8:30 e poi esci alle 10 di fare yoga ogni mattina. Quindi l'unico motivo, l'unico modo è alzarsi prima, fare un po' di yoga e poi uscire, prepararti a uscire. E questo è quanto. Al che ho cominciato ad abbassare l'asticella e ho detto no, non mi posso alzare alle 8:30. Cominciamo ad alzarci alle 7:30, che è un orario immenso per chi si alza alle 8:30. Alzarsi un'ora prima è veramente un salto immenso. Quindi all'inizio ho fatto molta fatica a alzarmi alle 7:30, mi alzavo più alle 8 che alle 7:30. Poi con il tempo, perseverando, sono riuscito ad alzarmi alle 7:30 perché avevo qualcosa da fare. Perché avevo qualcosa da fare. Devi avere qualcosa da infilarci dentro a quello slot orario. Se non ci metti dentro niente, ma ti devi alzare soltanto per alzarti, non ti alzi. Non esiste, non ti alzi. E quindi ho cominciato così, yoga alle 7:30 e poi piano piano progressivamente l'orario è sempre sceso di più. Quello che volevo però passarti sulla reiterazione del comportamento era il mio trick, il mio accordo con me stesso è stato: devi fare ogni giorno yoga, non importa quanto, anche un solo. Un solo saluto al sole, uno. Non importa quanto ne fai, però devi farlo ogni giorno. Ogni giorno. E questo è stato l'elemento di crash che mi ha dimostrato che quella storia del il cervello non riesce a concepire la questione tempo. Nel senso che non la tiene in considerazione. Sì, lui sa che una cosa è successa prima, che una cosa è successa dopo, che una cosa sta succedendo adesso. Ma poi quando tutto entra nella memoria, a lui non è come se succedesse tutto nello stesso istante. È come se non tenesse in considerazione del tempo speso per fare quella cosa. Lui si ricorda che è successa quella cosa lì, quel fatto lì,
ma non in quanto tempo è successo. Lui si ricorda solo che è successo. E tu te lo ricordi e sai che è il passato. Sai che c'è stato. Ma più si allontana il momento in cui è capitata quella cosa, più il tuo cervello non ricorda quanto è durata quella cosa. O meglio, non lo tiene più di tanto in considerazione. Quindi, se tu dovessi decidere domani di dire io voglio fare flessioni ogni giorno, non importa quante ne faccio, però devo farle ogni giorno, perché voglio creare il comportamento, l'abitudine di fare attività fisica ogni giorno, non importa se ne fai una o se ne fai 100, l'importante è che tu le faccia. Il cervello si autoprogramma con l'immagine di te che ogni giorno fa flessioni e per te diventa la normalità fare flessioni e quando non fai flessioni ne senti la mancanza e questa è la cosa più figa di tutte, è la cosa più figa di tutte perché se io so che devo attivare, creare, impostare, installare un comportamento virtuoso, ma mi è difficile farlo, io posso usare questo trucco per farlo e per inserire dentro un pezzettino di programma che so che mi è utile, che so che è virtuoso e che so che se non faccio mi manca perché è diventato la normalità. È una figata assurda. E secondo me questo è un grandissimo truccone. In questo video ti sto dando veramente un grande, grande, grande strumento. Come ha funzionato alla grandissima, ma proprio alla grandissima. E adesso lo sto utilizzando per installare nuovi comportamenti, nuove abitudini, nuovi comportamenti, anche nuovi punti di vista. E nuove convinzioni, sto addirittura utilizzando questo stesso identico trucco per installare nuove convinzioni dentro la testa. Tanto sappiamo che poi i comportamenti sono figli dei programmi che io ho dentro la zucca. Quindi, perché non sostituire i programmi che non servono con dei programmi molto utili? Con delle abitudini molto utili, si può fare. Io l'ho fatto, lo sto facendo tuttora, oggi. Quindi, ragazzi, adesso è tempo di nuoto. Vedo che le mie simpatiche signore di una certa età del mattino oggi non ci sono. Alla mattina, adesso è tardi, sono le 6:45, a quest'ora sono già dentro in acqua da un po'. Alle 6:15, alle 6 più o meno, qui dietro, c'è. Aspetta, che forse ne è arrivato uno. C'è tutta una banda di anziani, che sono amici ideali gli anziani, perché alle 6 sono già in spiaggia. Si fanno il bagno e vanno ripetutamente avanti e indietro, avanti e indietro. Poi qualcuna di temeraria, in realtà si allontana anche in quella direzione dove l'acqua è più profonda. Ma stamattina non ci sono, stamattina non ce n'è mezzo, tranne lì in fondo che ci sono due signori che passeggiano, ma gli anziani nuotatori oggi non ci sono, quindi la spiaggia è tutta per me. Adesso mi preparo, faccio un bel tuffo, mi scaldo un pochettino, mi rinfresco un pochettino e poi si inizia la giornata. Oggi abbiamo fatto particolarmente tardi, ma oggi doveva andare così. Quindi spero che questo trucco mentale che ti ho passato ti possa essere utile, perché per me è stato molto utile, molto molto utile. Ciao Marcello, ciao Giovanna, ciao Andrea, molto utile. E ha funzionato. E sta funzionando e lo sto ancora utilizzando e penso che continuerò ad utilizzarlo e continuerò ad approfondire pure. Bella zio. Ok, è tempo di nuotare. Buona giornata.